cominciamo pure con un saluto da parte della libreria a tutti i bambini e genitori che sono intervenuti. Vedo che i bambini sono numerosi e questo ci fa un enorme piacere. Vi ringrazio tutti, vi lascio lavorare e lascio soprattutto all'autrice di questo bellissimo libro introdurre qualcosa di veramente magico per i bambini. Siete tutti attenti? E allora cominciamo. Grazie. Buon lavoro. Allora, vabbè, innanzitutto grazie di essere qui, sono molto felice, siamo in tanti e spero che vi divertiate e voi mi racconterete un po' cosa pensate di queste filastrocche. Appunto, io sono, mi chiamo Marinella Barigazzi, faccio libri per bambini, questo è l'ultimo che ho scritto, si chiama Filastrocche da mangiare, che è uscito a maggio. È stato illustrato da Carla Manea e edito da Valentina Edizioni. Oggi sono qui con Sabrina Romanò, che mi darà una mano, più che altro allestito un laboratorio che seguirà la lettura e quindi ci adesso insieme. Ci divertiremo insieme. Mi piacerebbe appunto spendere due parole su questo libro per raccontarvi così com'è nato, perché in realtà è nato come progetto di canzoncine, quindi come libro diciamo musicale. Poi la cosa non è andata in porto e quindi io l'ho proposto come libro di filastrocche, naturalmente. Avrei proposto anche la musica, perché esistono in effetti delle canzoni basate su queste filastrocche che prima o poi penso verranno anche pubblicati su iTunes, la libreria di iTunes. Al momento non sono ancora disponibili, ma ci sto lavorando insieme a mio papà che è musicista e insieme a un altro musicista milanese. Quindi, ecco, questa è un po' la storia del libro, che appunto è nato così. Mi piacerebbe così sentire cosa vi immaginate di questo libro solamente guardando la copertina, che cosa vi ispira, che cosa pensate che ci possa essere scritto o anche disegnato in questo libro, visto che comunque già la copertina è abbastanza eloquente di per sé, no? Ecco, vedo già qualche manina alzata, posso sapere cosa pensate? Filastrocche sul cibo. Sì. Ci saranno tante immagini di cose da mangiare. Mm-hmm. Giusto, giusto. È lo stesso che pensavi anche tu? Infatti sì, ci sono tante cose da mangiare che piacciono ai bambini, certe cose che piacciono meno, ho cercato di far sì che magari possano piacere di più. Quindi allora io partirei chiedendovi, andando a ripercorrere un po' quella che è la nostra giornata, no? Che cosa mangiamo alla mattina, che cosa mangiamo a mezzogiorno, che cosa mangiamo alla sera. E poi mi sono permessa di aggiungere tre filastrocche invece di cose da bere, pensando che ci potrebbe essere magari un libro di continuazione, diciamo, di questo, ma sulle cose da bere anziché le cose da mangiare, o magari tutte e due insieme, chi lo sa. Quindi vi chiederei questa mattina, per esempio, che cosa avete mangiato. A tutti quanti, uno per volta, mi dite velocemente. Mangiato o bevuto? Il latte. Latte e cereali. Latte e cereali. Latte di pannistello. Latte e pannistello. Sentiamo di là. Il tè. La cioccolata. Più o meno siamo orientati su queste cose, allora. Allora, bene, vi voglio leggere la mia filastrocca che si chiama Il latte, che non è contenuta nel libro, ma ci sarà comunque un aggancio a qualcosa che poi c'è nel libro. Quindi, la filastrocca del latte dice così. Perché il latte è qualcosa che noi impariamo a conoscere proprio nel momento in cui nasciamo, no? Perché appena noi nasciamo ci viene dato come cibo, come unico cibo in pratica, il latte. E allora io ho pensato a questa cosa e l'ho scritta così. Il latte.
latte che sa di mamma, latte bianco di luce, latte che dalla stalla si sposa nel caffè, latte da bere freddo appena giù dal letto, ci faccio colazione, poi canto una canzone. E questo è quello che mi ha ispirato il latte. Che, aspetta, magari sì. C'è una bimba che ti vuol dire qualcosa. Sì, sì, sì. Buono, il latte con i biscotti. Buono, latte con i biscotti. Anch'io quello, quando mi sveglio l'ho fatto. Il latte con i biscotti. Perché appunto con il latte poi ci possiamo la mangiare. La mamma mi pesa i suoi biscotti. Molto bene, perché appunto il latte con i biscotti, oppure come diceva qualcuno con i cereali, con la torta, con il caffè, con il cacao, insomma si presta a varie interpretazioni in cucina. E con il latte poi si fanno tante altre cose, no? Che noi mangiamo. Una di queste cose che io mi sono immaginata come se fosse un mare addirittura, è la panna montata. Che la panna montata appunto deriva dal latte e io l'ho interpretata così. La panna montata. Panna montata di cannella profumata accompagna mollemente fragoline e cioccolata. Sulle torte è una delizia, morbidezza che ti vizia. E se fosse fiume o mare, ce ne andremmo tutti a nuotare. È pericolosa. E questa è anche un'interpretazione grande. Come? È ovvio che ci nuotiamo. Nella panna montata, ovvio. No, è bellissimo pensare di nuotare. È ovvio che secondo me è tutta una panna montata, infatti qui c'è una coccinella, una coccinella che fa il surf sulle onde di panna montata. Ecco, insieme la panna montata è una cosa simile, diciamo, anche a qualcosa di più freddo che si mangia d'estate, ma che credo vada ormai in tutte le stagioni, che vi faccio vedere in queste colorate illustrazioni. Gelato! Che è gelato! Eh? È vero? Sì, gelato! Gelato! Il gelato è così, c'è il gelato fresco e pieno di colore, sopra il cono sembra un fiore, di lampone, torroncino, liquirizia o mandarino, mille gusti da assaggiare e da farsi assaporare. Ci credete, non è buffo, c'è persino quello al puffo, ma il migliore è al cioccolato, è il dolcissimo gelato. Ed ecco qui tutti i vari possibili colori del gelato, che piace appunto tanto ai bambini ma anche ai grandi. E pensando ai vari gusti del cioccolato, appunto c'è anche la filastrocca proprio dedicata al cioccolato. Dedicata al cioccolato che poi è quella che è stata ripresa in copertina, che è stata anche interpretata da lei con questo bellissimo pupazzo, dal coniglio, che ci immaginiamo possa poi sdraiarsi comodamente in una tazza di cioccolata calda, quasi a fare un bagno così di dolcezza proprio. Che piacerebbe un po' a tutti mettersi in una vasca da bagno, mettersi nel cioccolato. E che viene usato nelle torte, nei pasticcini, oppure proprio come tavolotta di cioccolata fatta a quadrottoni così. Il cioccolato è molto breve e sono proprio, è una cosa proprio ritmata, infatti esiste già la canzoncina del cioccolato, e dice: annusato, scartato, addentato, gustato sul palato, rosicchiato, masticato, inghiottito, digerito, prelibato. Ecco, e questo è il cioccolato appunto. Poi, siccome appunto mi piaceva l'idea di ripercorrere un po' la giornata per immaginare che cosa mangiamo appunto la mattina, e abbiamo parlato del latte, abbiamo parlato della panna montata,
E così, adesso pensavo all'ora dell'aperitivo, no? Che i grandi amano prendersi qualcosa verso mezzogiorno, quando insomma si arriva a pranzo oppure verso sera. E l'aperitivo in genere non è una cosa per bambini, giusto? Non è una cosa per bambini, però ci sono delle cose che accompagnano i vari aperitivi che possono piacere molto ai bambini. Adesso vediamo se indovinate queste cosine qui che vi leggo, che sono cose che appunto si accompagnano agli aperitivi. Nere, verdi, marroncine, lunghe, tonde, piccoline, tra focaccia e insalate, nella pasta mescolate, stuzzicanti e rotolanti, snocciolate e divertenti per non fare male ai denti. Olive. E fatte sono bravo! Le olive. Abbiamo due nuove ospiti. Prego. Le olive. Ti piacciono le olive? Che non sono appunto solo verdi, ma ci sono tantissime specie di olive, marroni, marroncine, lunghe, tonde, verdoline. E oltre agli aperitivi appunto possono accompagnare un bel piatto di spaghetti piuttosto che essere su una focaccia, su una pizza. A proposito, ecco, no, però prima vi voglio dirvi un'altra cosa, cioè altre cosette che si affiancano alle olive. E io mi ricordo che quando ero piccola andavo al bar con la mia zia e lei prendeva l'aperitivo, il tè, e mi faceva sempre portare un piattino di queste cose, e mi piacevano proprio tanto, che sono le patatine. Anche a me mi piacciono. Mi piacciono, che strano, mi piacciono le patatine. E a me piacciono ancora tanto, infatti. Io le ho poche in casa, no? Bravissima, non bisogna tenerle in casa, le faccio fuori. Quindi adesso vi leggo le patatine. Le patatine cricchiano, scrocchiano, in bocca si sgranocchiano, hanno forma di barchetta, di fiammifero o griglietta. Piacciono a tutti, bambini e bambine, le croccantissime patatine. E infatti qui vediamo che ci sono tanti animali che stanno... Patatine fritte! È vero, che stanno mangiando... delle patatine, delle forme più strane, no? Ci sono le patatine a fiammifero, le patatine appunto a grigliettina, comunque c'è una bambina qui nell'angolino che sta mangiando le patatine, che è un po', si sente, lei non lo sa, ma forse è un po' minacciata da questo uccellino che secondo me ha mirato le patatine e vorrebbe spiccare un bel salto e andarsene anche lui a mangiare. E anche qui sulla bajur c'è un gallo, addirittura un galletto, che sembra essere molto attirato dalle patatine, quindi diciamo che veramente piacciono proprio a tutti. C'è la giraffa che addirittura ha la pancia piena. Siccome mi è venuto un attimo di mancamento di voce, chiedo la collaborazione di un bambino e di una bambina per leggere. Lo sapevamo. È stato provvidenziale. Cominciamo da lei, che mi sembra la più grande, giusto? Leggere. Prima il titolo, che così. La pizza. Leggere e piccante, di formaggi filante, prima è palla da impastare, dopo tutta da mangiare. Con zucchine e gamberetti, tonno, capperi e funghetti, e dal forno già si attizza, è davvero lei, la pizza. E la prossima volontà. Ecco, allora aspetta, ma questa. Ecco, allora vediamo. Vieni. Adesso facciamo leggere a Chiara i piselli.
I piselli, piselli, pisellini, tonni, tonni e verdolini, van dall'orto dritto, dritto nel risotto col soffritto. Piselli, pisellini, verdi gocce di sapone come bolle di sapone. Ma li mangio in un boccone. Bene, adesso se la voce mi aiuta. Adesso vi leggo invece una cosa che in genere i bambini rifiutano. Anche i grandi. Anche i grandi. Che però a me è piaciuto descrivere perché comunque con qualche piccolo trucco può diventare una cosa molto buona. E si chiama il passato di verdura. Il passato di verdura, che supplizio, che tortura. Una verde sbrodolata di poltiglia triturata. Non vorrei proprio mangiarlo, però provo ad assaggiarlo. Me lo inzuppo di crostini. Poi ci tuffo i formaggini. Accidenti, com'è buono! Chi l'avrebbe mai creduto? Me lo bevo con l'imbuto. E per tornare ai dolci... Lo zucchero invece... filato! Ecco qua! Non ti piace? Non ti piace? Beh, però... Ecco, lo zucchero filato mi sembra quella classica cosa che si può mangiare proprio in ogni stagione, no? Sì. Quando c'è un Luna Park, quando c'è qualche festa di paese, qualche cosa così, qualche mercatino, in genere c'è il baracchino del signore che vende lo zucchero filato. Io me lo compro ancora. Oh, scusa. Io me lo compro ancora perché mi piace tanto. Anche a me. Quindi vabbè. Allora, lo zucchero filato dice così. Zucchero filato, di vaniglia profumato, da una nuvola volato come fiocco nevicato. Zucchero filato, vaporoso e delicato, di lampone colorato, tra le mani appiccicato. E qui c'è un bel alberello, cioè di zucchero filato che addirittura dentro gli uccellini. E la neve è stata un po' immaginata come una situazione così un po' invernale, no? Come adesso non so se ne dichiarerà, però prima o poi ci tocca, no? Quindi credo di avervele lette quasi tutte. Quali manca? La mela e l'ampolla. Dai. Allora facciamo così. Partiamo dalla mela. La mela poi tra l'altro fa tanto bene, quindi è importante mangiare le mele davvero. Mela rossa, mela gialla, mela tonda come palla, mela rotola qua e là a sapere dove va. Mela scappa, mela inseguo, mela fugge, non mi arrendo. Me la acchiappo, me la stringo, me la sbuccio e me la mangio. E allora, se vogliamo rimanere nella frutta, possiamo parlare dei lamponi, che io adoro. È peccato che adesso non si trovano praticamente più perché è un frutto tipicamente estivo. Vi è mai capitato di andare in montagna e trovare molte, o anche proprio, o anche non in montagna, ma magari... appunto basta un bosco, in genere i lamponi d'estate si trovano. E io me li sono immaginati anche in un giardino. Anche in un giardino, certo. Infatti poi alla fine vediamo che salta fuori il giardino. Bravo, sì, è noto. Ho scritto questa cosa dopo che ero stata in Francia. E in Francia fanno delle tortine con i lamponi che sono veramente speciali. Allora pensando a questa tortina che ho mangiato in un posto... di mare, mi è venuta in mente questa filastrocca. Una stella, pasta frolla, una crema di vaniglia e poi ecco la cascata di lamponi. Meraviglia! Sono rossi, deliziosi, prelibati e profumati. Chiudo gli occhi ad annusarli prima ancora di mangiarli. Vado a prendere un semino e lo pianto nel giardino.
perché così ci ricresci. Ecco, qualcuno richiede la salsiccia, allora andiamo subito a vedere questa bimba che mangia. C'è la salsiccia proprio. Sembra un grillo. Sembra un grillo. Perché è un po' sottile. La salsiccia sulla griglia ha un profumo che mi invoglia, tutta quanta arrotolata, contornata di insalata. Se la prendo con le dita si fa ancora più saporita, così bella drucciacchiata non l'avevo mai mangiata. La salsiccia sulla griglia, che sapore, che meraviglia. Buonissima, ecco. Una delizia. Quindi, mancherebbe, no, la pizza l'ha letta qualcuno, direi che ci siamo con le filastrocche da mangiare. Io ne ho scritte altre che nel libro poi non sono state pubblicate perché avevamo dei limiti di fogli, di numero di fogli, quindi vabbè. Però, ecco, mi piacerebbe, e penso se sei d'accordo, sì, che a queste due ultime che leggerò, che sono la tisana e la camomilla, che concludono la giornata di solito, proprio che mentre io leggo voi pensaste a che cosa vi fa venire in mente, così poi quando faremo il laboratorio vi potrete esprimere pensando alle cose, cioè non c'è niente di obbligato, no? No. Quello che vi viene in mente a livello di immagine, di cosa che vi piace, così lo potete poi riprodurre durante il laboratorio che seguirà. Preferite la tisana o la camomilla? Camomilla! Allora, però dopo vi voglio leggere anche la tisana perché è un po' come il passato di verdura, cioè una cosa un po' a sorpresa su come potrebbe... Vabbè, cominciamo con la camomilla. La camomilla. Dai campi dorati, mille fiori profumati, un infuso delicato, con amore preparato, poco prima di dormire, quando il giorno va a finire. Buonanotte, sogni belli, e il risveglio si avvicina mentre bussa la mattina. E invece la tisana dice così. L'hanno fatta calda calda, l'hanno versata nella tazza, profumava di limone, di lampone, non lo so, e lì che l'annusavo, con sospetto la guardavo, col cucchiaio rigiravo e pensavo, ma cos'è? L'ho colata in un bicchiere, poi ci ho aggiunto della frutta, ci ho tuffato una camicia, me la sono bevuta tutta. Bella! Ecco, io direi che se vuoi... Sì, possiamo iniziare a lavorare. Vediamo questi bimbi cosa sapranno creare. Saranno sicuramente tutte cose bellissime, sì, originali, gustose per finta, però con tanta creatività uno ci può immaginare di tutto, vero? E allora proviamo? Allora, tanto per iniziare, no, speriamo che siano abbastanza dei gabarieri. Aspetta, piano piano passano al buio. Possiamo semmai dividerlo in due? Poi vi do i pennelli. Adesso vi distribuisco il materiale, adesso è una fase un po' noiosa. Poi arriva la parte bella, una merenda che si rispetti. Che cosa ha bisogno? Di una? Ecco, allora io un po' di tovagliette, c'è con i fiorellini, c'è blu, c'è marrone, c'è bianca, allora blu, io bianca.
troviamo altri, poi ce ne sono. Distribuiteli, prendeteli, ce ne sono un po' piccoli, un po' grandi, magari alla viva abbiamo glielo piccolo. Ce ne sono, E poi ragazzi, adesso poi vi passo la colla. Voi avete preso tutto il materiale, poi aspettate. Questo è una cosa salsiccia che c'è! Adesso prendiamolo e vediamo anche la salsiccia. Grazie. Tutta quella che c'è. Beh, così taglio. Allora adesso ragazzi io vi distribuisco del Vinavil. Un po' per uno, così almeno voi. Allora, vi taglio dei pezzettini? Sì. Allora. Chi la vuole? Io. Faccio dei pezzettini così? Più grandi. Allora. No, così. Allora. Poi vi do dei pezzettini di carta. Scusate, me la lascio. Forza, fallo anche tu. Adesso puoi incollarla da sola. No, no, no. Dobbiamo incollare questa. Ma questa è sua, adesso ce la facciamo da. Ti arriva la salsiccia.